Ciao a tutti poracci e bentornati sul mio canale. Come abbiamo visto la settimana scorsa, sebbene Nintendo abbia da sempre lavorato sodo per costruirsi un'immagine di azienda family friendly agli occhi del grande pubblico, sono capitate delle occasioni in cui, volontariamente o meno, i suoi giochi riportavano contenuti controversi. Se nel caso di Mario Party 8 è stato un vero e proprio scivolone che ha costretto Nintendo a correre ai ripari, ritirando dal commercio la prima stampa del titolo, ci sono tantissimi altri esempi in cui la compagnia si è fermata in tempo e ha corretto i suoi giochi per renderli presentabili a qualsiasi pubblico, senza correre il rischio di alzare dei polveroni. In questo video quindi andremo a scoprire alcune censure clamorose che la casa di Kyoto adottò per salvare la faccia. Vi aspetto nei commenti, fatemi sapere secondo voi qual è la più assurda e se Nintendo è stata eccessivamente cauta oppure sì, c'era proprio bisogno di regolarsi. Intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Iniziamo! Partiamo da qualcosa di molto simile a quanto visto su Mario Party 8. Se nel board game la parola spastic sfuggì ai controlli per l'adattamento europeo, Nintendo fu molto più lungimirante per quanto riguarda due suoi JRPG storici. Si tratta sempre di differenze culturali e di slang tra l'inglese parlato in Nord America e quello in Gran Bretagna. In Super Paper Mario, uscito per Wii, in un dialogo della versione NTSC viene utilizzato il termine shag per descrivere i baffi di Luigi. In quella PAL il dialogo è stato completamente riscritto, perché la parola shag in Inghilterra è lo slang per indicare un rapporto sessuale. In maniera analoga, molti anni prima, su Super Nintendo, in Super Mario RPG, sviluppato da Squaresoft, il personaggio di Croco utilizzava la parola bugger. Molti anni dopo, per la release europea sulla Virtual Console, questa è stata scambiata in inglese con il termine pest, perché bugger, nello slang del British English, è un riferimento esplicito alla sodomia. Rimanendo sempre su questo capolavoro JRPG, ci fu un altro cambiamento significativo, stavolta tra la versione giapponese e quella americana. Infatti ad essere completamente alterata è la Victory Pose di Bowser, che nella Terra del Sol Levante, per festeggiare la sconfitta degli avversari, molto elegantemente fa il gesto dell'ombrello. Una gestualità che non ha nessun rimando volgare in Giappone, ma che per forza di cose fu sostituita per lo sbarco in Occidente. Curioso pensare che Nintendo recentemente è caduta in un errore molto simile nella versione deluxe di Mario Kart 8, pubblicata su Nintendo Switch. In quest'ultima iterazione del famoso racing game, i piloti spesso esprimono la loro contentezza con delle animazioni di esultanza, e uno dei nuovi arrivati, la ragazza Inkling, forse si lasciava un po' troppo andare. Giustificato o meno dall'adrenalina della competizione, Nintendo ha comunque deciso di correggere il tiro, modificando l'esultanza all'interno di una patch ed evitando così qualsiasi tipo di controversia. Prima di salutare definitivamente l'avventura a turni di Mario, vi lascio l'ultima chicca proveniente forse dal punto più alto della serie, Paper Mario e il portale millenario, uscito su GameCube. In questo caso fu apportata un'alterazione significativa all'animazione del protagonista. Nella versione europea, infatti, Mario saluta gli altri personaggi soltanto muovendo la bocca, mentre nelle altre versioni tende anche il braccio, alzandolo al livello della testa, col palmo rivolto verso il basso. Gesto che potrebbe ricordare pericolosamente il saluto nazista, iconografia tra l'altro bandita in Germania. In questo caso direi che la prudenza di Nintendo è stata più che comprensibile. Avete visto il video su Ocarina of Time e il cambio relativo alla canzone Fire Temple? Sappiate che quella musicale non fu l'unica modifica apportata alla seconda versione del gioco. Infatti Nintendo approfittò dell'occasione per fare due cambiamenti piccoli ma significativi. Innanzitutto il sangue di Ganondorf fu cambiato di colore, da rosso a verde, probabilmente per rendere la scena meno cruenta agli occhi dei più giovani. E poi, sempre nell'ottica di evitare qualsiasi riferimento religioso, fu sostituito un simbolo presente su molti blocchi interruttori, oltre che sul Mirror Shield, perché estremamente simile al simbolo della luna crescente associabile all'Islam. Fu rimpiazzato da questo disegno molto più innocuo, che divenne poi il simbolo della tribù Gerudo. Torniamo invece agli albori di Nintendo e della sua prima console portatile, il Game Boy. Questo ospitò Picross, un puzzle game che ebbe un discreto successo solo in Giappone. Il gameplay consiste nel colorare delle caselle in base a degli indizi numerici per svelare delle immagini nascoste sotto le griglie quadrate. I critici premiarono il divertente gameplay, ma furono tutti d'accordo nel criticare l'assenza di riferimenti all'iconografia di Mario, piazzato in copertina solo per sfruttare la sua popolarità. Le immagini da svelare quindi non solo non c'entravano niente con l'universo dell'idraulico baffuto, ma in più furono anche alterate per la versione occidentale, perché raffiguravano temi scottanti per la Nintendo dell'epoca.
bicchieri di vino, boccali di birra e un posacenere con una sigaretta lasciarono il posto a figure completamente diverse. Protagonista di un simile cambiamento regionale fu un altro puzzle game, Dr. Mario per Nintendo 64, che vide cambiata la colorazione dello sprite di uno dei personaggi, Octo. Il cambio da nero a arancione fu preventivamente attuato per evitare l'associazione del mostro agli stereotipi razziali di rappresentazione delle persone di colore. Stesso destino che toccò a Jinx, uno dei Pokémon di prima generazione, storia che fece però molto più scalpore. Infatti il mostriciattolo fu ritenuto estremamente offensivo perché simile allo stereotipo della blackface, una caricatura attoriale percepita molto negativamente negli Stati Uniti d'America. Game Freak non solo alterò la skin di Jinx nelle versioni occidentali da nera a viola, ma in seguito uniformò anche la versione giapponese a questo redesign. E per finire, visto che si parla di Pokémon, avete presente la possibilità di interagire con i propri Pokémon giocandoci e accarezzandoli come animali domestici? Beh, una feature molto simile è presente nella versione giapponese di Fire Emblem Awakening. Nello strategico a turni di Nintendo è infatti possibile rinforzare il legame con le proprie truppe visitandole nelle loro stanze e accarezzandogli la faccia. Inutile dire che questa feature è stata alterata per la versione occidentale, ma non rimossa. Si possono ancora visitare vari personaggi e migliorare il legame con essi, ma niente strofinate di stilo sullo schermo del 3DS. Mi dispiace, ma dovrete dimostrare il vostro affetto in un altro modo. Direi che per questo video ci possiamo fermare qui, ma ragazzi, credetemi, gli esempi come questi ce ne sono a bizzeffe e sappiate che il prossimo episodio sarà a tema. Infatti andremo a esplorare il complesso rapporto tra Nintendo e il sesso. Curiosi? Beh, allora mettete like e lasciate un commento qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate della prudenza di Nintendo e magari se conoscete qualche altra storia del genere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdervi il prossimo video. Io sono il Pono Michele, senza censure, ciao!